Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Cominciamo questo incontro con l'autrice di questa serata che trascorreremo insieme. E intanto presento un po' le persone presenti a questo tavolo. Abbiamo Carlo Ungolo, vice sindaco di Conversano, Francesca Nippolis, assessora, ci piace dire, al femminile, alle politiche sociali del Comune di Conversano, e Francesco Magistà, consigliere del Comune di Conversano. E, oltre alle istituzioni, qui presente la nostra protagonista della serata, Fiorisa Sciandamea, che è autrice di questo volume, Donne nell'acqua d'oro, diario tragicomico di una donna che avrebbe voluto essere Grimilde, ma non ce l'ha fatta. E, edito da Edizioni dal Sud, che io rappresento. E, intanto, prima di addentrarci in quello che è questo volume, che come casa editrice abbiamo fortemente voluto e promosso, e mi piace un po' spiegarvi di cosa si tratta. È un testo che devo dire per noi è stato molto particolare, perché come casa editrice noi siamo presenti, mio padre prima di me dall'80 un po' sul mercato dell'editoria, e siamo molto più dediti alla saggistica, quindi testi adottati all'università, insomma impegnativi, testi di storia, di filosofia, antropologia. E questo libro, quindi, quando ci è arrivato, ci ha lasciato un po' spiazzati, diciamo la verità. Infatti ne abbiamo parlato poi con Fiorisa, ma perché non sapevamo proprio come intenderlo. È un libro effettivamente che penso abbia spiazzato un po' qualsiasi editore, perché è molto particolare, direi unico nel suo genere. È un diario, come scrive lei stessa nel sottotitolo, un diario tragicomico, quindi già questo vi fa intendere che da una parte c'è molta comicità. Io personalmente, che sono stata la prima a leggere le bozze, l'ho subito amata. È una comicità che, per chi vorrà leggerlo, è veramente travolgente e coinvolgente. Però è tragicomico, nel senso che comunque c'è molta ironia da parte sua, e ci sono anche però molti momenti e spazi di riflessione che per le donne in particolare, visto il titolo, ma direi per tutti, possono essere veramente spunti interessanti. Il diario parla in sostanza di questo corso di acqua gym, ottimamente rappresentato dai disegni che potete vedere anche all'interno del libro. Questa è la copertina, ci sono poi questi che abbiamo appeso alle nostre spalle. Un corso di acqua gym che l'autrice si ritrova un po' a frequentare, un po' per caso, quindi man mano inizia a scrivere questo diario, poi ci dirà meglio lei come è nato questo diario, e man mano lei scrive di queste giornate, quindi in questo senso racconta, per questo è un diario. E in questo suo raccontarsi viene fuori un po' quella che è la sua visione di questa piscina, di queste donne, e quindi c'è veramente un'analisi molto comica, ma anche molto profonda, di tutti questi personaggi che si alternano nella piscina di Fiorisa, come la chiamiamo. E, oltre a questo, quindi oltre all'alternarsi delle giornate in piscina, qui ci sono chiaramente dei momenti fuori dalla piscina che sono momenti della sua vita poi quotidiana, di cui quindi lei ci parla. E, chiaramente, essendo un diario, è scritto in prima persona, quindi lei si racconta, si espone molto, ma data l'impronta ironica, risulta veramente leggero, e infatti lo stiamo promuovendo un po' come l'oggetto dell'estate, leggero nel senso che è una lettura molto molto piacevole. Alla fine è venuto fuori questo oggetto, quindi come vi raccontavo, la casa editrice non sapeva bene come inquadrarlo, l'abbiamo inquadrato in questo oggettino, ci piace chiamarlo così, nel senso che oltre ai testi sono presenti appunto questi disegni. Abbiamo voluto dare questo formato particolare, i disegni poi della stessa Fiorisa, perché la sua principale attività poi è quella di disegnare, e come potete leggere nella sua biografia, insomma, ha un trascorso molto professionale su questo aspetto, ha insegnato a scuola, insegna tuttora all'università, ha lavorato in un'azienda, quindi comunque disegnare il suo lavoro e la sua passione principale, e quindi ci è sembrato interessante arricchire questi suoi scritti con il disegno. Quindi sono due forme espressive dell'autrice che si sposano e si intrecciano benissimo in questo lavoro, che alla fine personalmente ci ha soddisfatto, quindi mi auguro possa interessare anche voi. Prima di addentrarci nella spiegazione del libro, volevo sapere un attimino dai presenti qualcosa a riguardo, se hanno avuto modo di dare un'occhiata, o comunque insomma semplicemente un loro
punto di vista, un loro saluto a tutti. E partiamo da Francesca Lippolis, quindi prima le donne, prego. Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare per l'invito e sono stata molto contenta di averlo ricevuto. Ringrazio anche l'amico Toni per essersi prodigato, insomma, nel poterci subito fornire il testo. Io, come dicevo all'autrice poco fa, sono stata molto curiosa proprio dalla dimensione di questo libro, perché è insolito, abbastanza insolito, poi anche i colori che insomma rappresenta sono veramente, ti inducono alla lettura. Purtroppo non ho avuto tempo di poterlo leggere perché l'abbiamo avuto insomma soltanto ieri, ma ovviamente lo faremo sicuramente, dando così una lettura, una sfogliata molto molto veloce. Ero incuriosita da questa proprio frase che c'è all'interno, insomma, dove un attimino è riassunto il tutto, quando appunto si parla, dice, nello svolgersi di queste giornate che matura la decisione di lasciare il lavoro e di prendere la propria vita. Questo mi è incuriosito molto perché insomma io sono una frequentatrice della piscina, quindi conosco l'ambiente, sono un po' come tra, devo dire che è molto molto interessante, molto importante per noi donne vivere questo momento, perché succede di tutto poi anche nello spogliatoio della piscina, ci si racconta di tutto, gli orari, insomma, incastrare un po' tutto. Quindi ero veramente incuriosita da questa frase, quindi sono pronta ad ascoltare e vorrei insomma capire un attimino la spiegazione del libro, così come tra poco ce la farà l'autrice, insomma, e sarò appunto prodiga a leggerlo prestissimo, perché ripeto, sono veramente incuriosita. Grazie ancora per l'invito e passo la parola al nostro sindaco. Sì. Innanzitutto la padrona di casa, visto che il sindaco non c'è, lo faccio io il padrone di casa, le do il benvenuto e soprattutto la devo ringraziare, perché scegliere Conversano, scegliere questa sala per presentare un libro innanzitutto arricchisce la nostra città, che come lei ben sa, avendola anche frequentata, quindi abbiamo dovuto scambiare un po' due parole, è una città d'arte, è una città che sulla cultura ha costruito proprio sia il suo passato e sta cercando di costruire anche il suo futuro. Quindi scegliere questa città per presentare un'opera letteraria, presentare un libro, non può che riempirci di orgoglio, e quindi grazie per questo. Il tema scelto. Complimenti perché parlare, lanciarsi in un lavoro e incentrarlo intorno all'essere femminile, alla donna, tutto quello che si porta dietro, con le difficoltà ma anche i pregi, le ricchezze, le fortune che solo le donne riescono ad avere, al contrario di noi uomini. Io sono uno portato sempre a credere che in realtà la donna, non voglio dire che ha un vantaggio, no, la donna si muove in un mondo che è ricco di maggiori esperienze rispetto a quello dell'uomo. Io ho sempre visto nella donna, sono quasi affascinato, non solo perché sono uomo, ma sono affascinato proprio perché voi donne, e la donna in genere, custodisce tanti miracoli in se stessa. Se vogliamo anche il miracolo della vita, che è quel miracolo che noi uomini non riusciremo mai a provare, invece voi donne avete questa fortuna, la custodite gelosamente e sicuramente ne siete molto orgogliosi. Complimenti perché lanciarsi in questo tema, soprattutto oggi, non è affatto semplice. Io non ho letto il libro, di sicuro lo leggerò nei prossimi giorni, anche perché poi tra l'altro la pausa estiva ci accompagna e poi magari mi interrogherà anche. Spero di riuscire a cogliere il senso di quello che lei voleva regalarci con questo lavoro. Ma dico difficoltoso perché stiamo vivendo, questo è forse un momento, sulla situazione femminile, sulla donna si è scritto tantissimo. Lanciarsi in un lavoro che si incentra su questi temi qui, a volte rischia anche di, come dire, andare a rimescolare qualcosa che altri hanno già detto. Invece lei ha dimostrato coraggio e questo non le manca. Tra l'altro la sua esperienza, io ho potuto leggere qualcosa, complimenti anche per la carriera fino ad oggi che ha portato avanti, che è ricca di esperienze importanti. L'hanno spinta ad affrontare questo lavoro e sono certo che l'avrà fatto non solo nel migliore dei modi, ma da quello che ho potuto ascoltare, anche scegliendo una formula secondo me giusta. A volte scrivere qualcosa che è definito, come l'ha definito l'editore, in una forma leggera, è il modo migliore per riuscire ad analizzare contenuti importanti, i contenuti più pesanti. Perché se vogliamo parlare di argomenti pesanti,
e non abbiamo la capacità di scriverli in forma leggera, e allora stiamo facendo un lavoro che spesso e volentieri è destinato solo ai letterati, solo a chi lo fa per mestiere, e di certo allontana dal pubblico quello che invece ha bisogno di riscoprire oggi la lettura, e una lettura che porti a sviluppare riflessioni su temi importanti. Io mi aspetto tutto questo dal suo libro, e sono certo che ci sarà, anche perché sennò altrimenti tutto quello che ha detto l'editrice si scioglierebbe come neve al sole. Se l'editrice ha avuto il coraggio di scommettere anche lei su questo lavoro, è perché il contenuto è sicuramente ricco ed importante. Quindi io vi faccio l'invito così a far pubblicità anche voi all'esterno di questo lavoro, che è importante, e dopodiché tutti insieme magari ci incontriamo qua da sola lì dietro la cattedra e facciamo un'interrogazione, vediamo se siamo preparati. Complimenti e buona serata. Rispondo prima un attimo a quello che è stato detto e alla assessore Lipolis, che la frase che ha letto è stata una bella osservazione che ha fatto, perché è molto nascosta tra le pagine del libro, quindi questa riflessione, in realtà la piscina, come è scritto dietro sulla sinassi, è un pretesto, un percorso che questa donna compie, ma in realtà è proprio il fuoco quello che le ho osservato, cioè durante questo percorso si svolge percorso interiore e poi si viene a compiere alla fine una scelta, una decisione che riguarda proprio il lavoro, quindi questo ne parleremo, lo approfondiremo. Per quello che diceva il vice sindaco invece, anche in questo caso c'è entrato pienamente quello che vuole essere il lavoro, quindi l'abbiamo scelto alla fine perché nel suo linguaggio leggero, come ho definito prima, affronta tematiche, le vedremo, veramente interessanti e profonde. Ed è giusto quello che, sono d'accordo con quello che dice, questo è il modo giusto per avvicinare alla lettura un po' tutti, se no rimane sempre un po' troppo di nicchia, quindi ci auguriamo di riuscire anche in questo nostro obiettivo. Diamo infine la parola al consigliere Magistà. Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito a presenziare alla presentazione di questo libro, un libro che io ho letto tutto d'un fiato, perché innanzitutto mi interessava molto l'aspetto tragico. L'aspetto. Diciamo, riesco a fare più cose, forse è questo il dramma della mia vita, dovrei fare qualcuno in meno. Diciamo, è un libro che mi ha appassionato innanzitutto, mi è piaciuto innanzitutto per. Vado così, ho preso anche degli appunti. Innanzitutto per delle circostanze che richiamano un po' anche la mia vita personale. Innanzitutto il frontespizio, insomma, mi sento un po' io sott'acqua quando ho cercato in vano di dimagrire andando in piscina, ma non ci sono riuscito. E quindi mi piace molto una frase in un brano dove lei dice: non sono riuscita a dividere i pensieri dall'acqua. Ho fallito anch'io, quando anch'io tentavo di dividere i pensieri dall'acqua, poi mi sono accorto che la piscina era una gabbia dove addirittura i pensieri si amplificavano, perché risolvono, e quindi primo elemento di contatto con la mia storia. Poi c'è un brano, a pagina, ho preso l'appunto 54, dove si parla di Ciccio, il bambolotto Ciccio. Io, lei forse non sa, diciamo, per i più io mi chiamo Ciccio, e il bambolotto ha una caratteristica, quello di avere due piedi destri. Quindi secondo elemento di contatto con il libro, e quindi mi ha appassionato anche per questo. Terzo elemento di contatto personale, ovviamente io non entrerò in quelli che per me sono stati dei passaggi molto introspettivi dell'autrice, mi piacerebbe sentirvi da lei, innanzitutto, quindi quello non andrò a toccare, però diciamo il terzo elemento di contatto è quello del rapporto con i mutanti, diciamo che lei, anche io diciamo, avevo questo rapporto con i mutanti un po', come dire, cinico, e non posso raccontare quello che ho fatto in piscina perché altrimenti prenderei qualche querela, e quindi diciamo posso evitare, preferisco soprastare, però anche questo è stato un elemento di contatto con la mia storia personale. Per quanto riguarda il libro in genere, diciamo il libro è un libro, io ho preso questo appunto, un libro di una donna
scritto da una donna, ma che non l'ho fatto per parlare delle donne, non sulle donne. Quindi questo è un aspetto molto, molto interessante del libro. Mi ha insegnato molto leggere questo libro e un po' mi ha fatto anche vergognare del genere di appartenenza, cioè perché ci sono dei passaggi, in particolar modo c'è un brano dove l'autrice, io ho preso anche qui l'appunto, pagina 80, poi magari possiamo vedere, dove c'è un passaggio diciamo molto molto toccante, molto forte rispetto a quello che è l'universo femminile, e lì diciamo mi sono un po' vergognato. C'è un aspetto che io invidio sempre alle donne. Le donne riescono, quando sono donne, quando sono mamme, quando sono nonne, quando sono zie, anche quando non sono mamme, riescono sempre a conservare quell'elemento di giovinezza, di un po' infantile, anche giocoso, divertente, che magari noi uomini invece ci atteggiamo ad essere seriosi, però poi tendiamo solo a mascherare un po' di fragilità. Voi avete in voi, diciamo, come diceva giustamente prima il vicesindaco, avete una forza, una caratteristica che probabilmente noi uomini non abbiamo, e avete una fortuna che io ho appunto letto in un brano bellissimo che vorrei leggere, io non lo farò, mi piacerebbe che lo facessi lei, ed è il brano che c'è a pagina 32, dove lei parla proprio delle donne in un modo bellissimo, che secondo me la fotografia della fortuna, del fardello che le donne portano con sé. Io magari mi fermo qui come primo intervento, poi magari nel corso della discussione, se vorrà, potrò farle delle domande. Io le faccio ovviamente i complimenti perché, ripeto, mi ha insegnato molto sul mondo delle donne, e ci tengo a dire che questo non è, potrebbe sembrare un libro femminista, in realtà non lo è un libro in realtà che parla di donne e che fa uno spaccato delle donne contemporaneo molto interessante, molto bello. Invito tutti quanti a leggere questo libro. Grazie. Li condivideremo poi con chi è qui presente, perché abbiamo previsto proprio delle letture, perché poi è un libro di cui sì, possiamo parlare tanto, ma poi va letto in alcuni suoi brani rappresentativi, essendo tutti pagine di aria, quindi brani brevi, li leggeremo, sia quelli un po' più simpatici che questi appunto più intensi di cui si parlava. E, bene, allora siamo pronti, entriamo nel primo, Floriso. Raccontiamo un po', intanto partiamo dall'inizio, quindi come nasce questo libro? Nasce per caso, perché io non sono una scrittrice, sono una che ha osservato e poi ha raccontato. Mi sento più una raccontastorie, non lo so, una cantastorie, una specie di pifferaio magico, ma non mi sento una scrittrice. È un termine molto, molto pesante, molto grande, molto ambizioso, e non fa parte sicuramente del mio carattere. Mi sono sfogata scrivendo e mi sono anche divertita, quindi e si sente il mio divertimento attraverso alcune pagine, la mia emozione e anche la mia amarezza, perché questo mio diario è nato, e qui ci sono alcune persone che sanno benissimo, conoscono benissimo tutta la storia, è nato da una profonda delusione nell'ambito della mia professione. Un'amarezza che ho contenuto, perché sono una professionista, quindi dovevo contenere delusioni e amarezze e portare avanti un lavoro contro tutte le mie ideologie, tutte le mie convinzioni. Questa amarezza mi ha portato a iscrivermi in piscina. Ho scelto la piscina perché il rapporto con l'acqua credo che sia un rapporto terapeutico, e ho scelto anche di essere odiosa, perché io non volevo avere nessun rapporto con le signore che chiamo mutanti, in quanto non volevo né socializzare né familiarizzare, non,
volevo avere nulla a che fare con loro, infatti arrivavo sempre un attimo dopo che loro erano in acqua o un attimo prima, evitavo l'incontro nello spogliatoio, perché l'incontro nello spogliatoio avrebbe significato comunque scambiare qualche parola. Siccome io arrivavo come la donna invisibile, già con la cuffia, il costume, quindi assolutamente irriconoscibile, e andavo via poco prima che loro finissero, con la mia pinna da squalo, perché sul frontespizio della copertina vedrete che c'è una pinna da squalo, e sono io. In realtà poi questa pinna c'ha pure un fiore, perché ci ho provato in tutti i modi ad essere questa cattivissima Grimilde, ma poi non ci sono riuscita, perché anche lì ci vuole un talento, e io questo talento non ce l'ho purtroppo. E quindi è nato come espressione di amarezza e di emozione, senza nessuna intenzione di pubblicarlo, di stamparlo, cioè non c'era proprio questa intenzione. Io arrivavo spesso anche con la borsa piena del costume bagnato, dell'accappatoio, buttavo in un angolo, mi sedevo al computer, che non uso perché io sono tecnologicamente molto, come dire, giurassica, quindi so solo battere i tasti, e scrivevo di getto quello che avevo pensato, meditato durante la lezione di Aqua Gym, evitando sempre questo incontro con le mutanti, anche se qualcuna di loro cercava l'approccio. Ed è una mutante con la quale ho avuto, come dire, una specie di rapporto quasi simbiotico, perché è quello, un rapporto simbiotico fra me e Moby. Moby, che è questo personaggio vero, perché c'è effettivamente questa signora molto rotonda, molto robusta, che poverina è inconsapevole come tutte le altre mutanti, loro non sanno nulla, io infatti ho evitato accuratamente di dare nome, cognome, indirizzo, eccetera, perché se loro solo sapessero quello che ho scritto di loro, sicuramente al prossimo corso mi affogano, cioè è il minimo che può capitare. Quindi è nato così, è solo come espressione di un malessere, diciamo, proprio dell'anima. Evitavo di parlarne a casa, ingoiavo sul posto di lavoro, ma avevo già un mio programma. Il mio programma era quello di chiudere con questa attività che mi stava portando via tanto tempo, tanta vita, tanti rapporti con le persone, e dopo, quando ho chiuso definitivamente, mi sono accorta che la mia è stata una scelta fantastica, che l'ho fatta al momento giusto. Se l'avessi fatta prima, forse avrei vissuto di rimpianti per averla fatta, quindi l'ho fatta in maniera scientifica, pur essendo una persona molto passionale, ma l'ho fatta in maniera meditata questa scelta, quindi ho aspettato il momento opportuno e sono stata felice. Se poi a questo si aggiunge che tutte le mie strampalerie scritte così, senza avere, come dire, la presunzione di essere una scrittrice, emozionano, perché io sento le opinioni delle persone che hanno letto queste mie cose, si sono emozionate, si sono divertite, si sono commosse, hanno riso, quindi vuol dire che, insomma, ho fatto proprio bene, cioè non ho assolutamente... Ho scelto il momento giusto per farlo e quindi ho recuperato rapporti che pensavo di avere perso, oppure di avere in qualche modo reso sterili, rapporti con le mie amiche, rapporti con i miei figli, con i miei nipoti, rapporti con la vita in genere. Per entrare nel vivo del clima della piscina, inizierei subito con una lettura di quelle più divertenti che accompagniamo con relativo disegno. Ce lo vuoi spiegare, Luisa? Intanto il disegno, sì. C'è il disegno, quello delle ciabattine, che sono ciabattine... Sì, cosa sono queste ciabattine? Allora, queste ciabattine, per chi ha frequentato le piscine, no? Per chi frequenta le piscine, le palestre, di solito c'è una sorta di vanità nel presentarsi nella maniera migliore,
con il costumino ultima moda, con le ciabattine belle. Ecco, io completamente il contrario, cioè io arrivavo sgarruppata più che mai, le ciabatte le più brutte e malmesse che avevo in casa, l'accappatoio quello sruccito, sbiadito, e la cuffia che mi si è pure rotta più volte durante sì, la famosa cuffia rossa, mentre le altre signore, molto più civettuole, anche truccate col rossetto, una addirittura si è presentata un giorno e l'ho scritto con i bigodini e la cuffia in testa con il rossetto truccato, non si muoveva, non riusciva nemmeno a farsi schizzare un poco d'acqua. Io ho notato un giorno, mentre stavo lì immersa nei miei pensieri, sul bordo della piscina queste ciabattine bellissime con i fiori, con i fiocchetti, con gli strass, che facevano una figura bellissima davanti, accanto alle mie che invece erano proprio sgarruppate, e vedevo i miei piedi e poi i piedi di queste signore, che non erano sicuramente i piedi da Cenerentola, perché parliamo di signore di mezza età, con la lucevalgo, con il calletto, con piedi di tutte le forme, di tutte le dimensioni, che però avevano una loro femminilità ancora, quindi questa ricerca della femminilità attraverso l'accessorio della ciabattina, cosa appunto che io invece non avevo assolutamente fatto, però poi me ne sono comprate un paio di ciabattine. Ma il ciabattino sì, perché insomma non potevo assolutamente assicurarlo. Quale devo leggere? Mobi. Allora, comincio a leggere qualcosa. Torno dopo 2 settimane di assenza alle mie lezioni in piscina. In acqua, per fortuna, riesco a dividere i miei indisciplinati e spettinati pensieri dal corpo, che segue meccanicamente gli esercizi. Mi immergo completamente nel mio malumore, ormai quotidiano, e nella tristezza consapevole che ciò che mi ha sempre dato gioia ora mi crea malessere e fastidio. Mentre sono avvolta completamente dall'acqua e dai miei pensieri cupi, mi accorgo che arriva trafelata in accappatoio rosa baby un'enorme nuova mutante, enorme lo scritto maiuscolo. Ce ne accorgiamo tutte, soprattutto quando, emergendosi, il livello dell'acqua sale pericolosamente, facendo alla spalle più di una. Da quel momento onde potenti si sollevano ad ogni movimento della mutante. Lo scrivo mai, mette come sottofondo musicale la colonna sonora di Blade Runner e l'apoteosi del caos. Chi perde l'equilibrio, chi scompare sott'acqua ricomparendo subito dopo con la cuffia di traverso, chi boccheggia, lei solca imponente le alte onde e con ampie bracciate schiaffeggia l'acqua e anche chi si trova malauguratamente nel suo raggio d'azione. Soffia acqua come una balena. Moby Dick, ecco a chi assomiglia. Guardo l'istruttrice, è il capitano Acab, in effetti oggi zoppica. All'improvviso me la trovo alle spalle, mi giro e sono a faccia con lei. Il suo faccione si apre in un largo sorriso ed io guardo insolente in fondo alla sua gola. C'è una lucina, forse Pinocchio con Geppetto? Quindi abbiamo introdotto con questa lettura intanto Moby, che come si è detto è un po' una delle protagoniste, forse la protagonista, e poi appunto il clima di cui parlavamo. Però, come abbiamo detto, non è l'unico stile di scrittura, insomma, questo che avete sentito, questo più ironico. In realtà si può dividere il libro in più argomenti, quindi relativi stili che vengono di volta in volta assunti. E intanto c'è la parte che riguarda la piscina, come quella che avete sentito, che è sicuramente una scrittura più ironica, più leggera, come dicevamo prima, e quindi sono sicuramente le letture più divertenti, come in questo caso. E poi c'è tutta una parte che riguarda più la vita personale dell'autrice, quindi pagine dedicate al marito, alla sorella, ai nipoti, quindi comunque una parte anche questa giocosa, perché specialmente le letture con i nipoti, poi le vedremo, sono anche quelle molto giocate. Però ci sono anche dei momenti molto bui che lei attraversa, perché ovviamente essendo un periodo della sua vita ce ne sono, ne attraversa alcuni personali, come una grave malattia di una carissima amica, oppure
oppure ci parla del ricordo dei suoi genitori, e altri invece che coinvolgono un po' tutti noi, perché lei, ascoltando le notizie in televisione, leggendole dai giornali, fa delle riflessioni anche su tematiche un po' più ampie, come per esempio la tragedia di Lampedusa o i bambini della Siria, quindi argomenti anche che, in cui ci possiamo tutti riconoscere. E sono questi sicuramente i passaggi più pieni e densi emotivamente. E poi c'è un'altra parte del libro che si può racchiudere in tutti quelli che sono i momenti che passa con se stessa, per esempio davanti allo specchio, qui c'è proprio il rapporto con Florisa donna che si guarda allo specchio, c'è un passo divertentissimo dove fa tutte le riflessioni del caso, oppure quando si reca in profumeria proprio per dopo essersi guardato allo specchio come conseguenza va in profumeria per comprare delle creme, qualcosa che l'aiuti, anche lì c'è molta, quindi sono passaggi questi molto autoironici, questo è un aspetto che a me è piaciuto molto, non è soltanto non vorrei sembrasse un prendere in giro Moby e tutte le donne di questa piscina, perché la prima che si prende in giro è proprio lei stessa, quindi c'è veramente molta autoironia. E a proposito di queste letture sempre più giocose, leggiamo un'altra che riguarda sempre la piscina, e dove la protagonista è ancora una volta Moby, e in particolare vi faccio vedere il relativo disegno di questa lettura, che è Moby con un costumone a pois, che ovviamente i pois si sono ben stirati sul costume, e quel giorno c'è la lezione con la bicicletta, no? In acqua, quindi si stava particolarmente impegnando. Questa è la visione di Florisa di Moby da dietro, insomma. Leggiamo un po'. Sì, da qua. Io ero dietro Moby, quindi ecco perché ho avuto questa visione onirica. La camera. Penultima lezione della stagione, almeno per me, in piscina. Arrivo presto e in acqua trovo già alcune mutanti. Mi salutano sorridendo ed io sibilo una risposta di cortesia e addirittura abbozzo un sorriso, ma evidentemente non mi è venuto molto bene, sembrerebbe piuttosto una leggera paresi facciale. Infatti le signore mi guardano ora con freddezza. Parlottano fra loro di madri anziane cadute, di figli che non trovano lavoro, di nuore saccenti, uno spaccato da interno di famiglia che ha un'ulteriore influenza negativa sul mio umore. Le preferisco mute. Non voglio sapere nulla delle loro vite, dei loro problemi. Vivo questi 50 minuti per lasciare che i miei pensieri vaghino anarchici e indisciplinati, un po' ovunque, come biglie di vetro. Partiamo subito e freneticamente. Come di consueto mi nascondo alle spalle di Moby, che ha capito e che un'aria complice strizza l'occhio e soffia un getto d'acqua. Oggi ha un costume a pois, sono enormi e sembra che si muovano. Forse in origine erano di dimensioni più ridotte, ma si sono dilatati a dismisura sul suo grande corpo. Stamani si lavora sulla bike, il ritmo è forsennato, sembriamo salmoni che risalgono la corrente. Pedaliamo, sbuffiamo, intorno a noi l'acqua si solleva schizzando dappertutto. Io guardo davanti a me il grande corpo di Moby, le spalle possenti, le braccia enormi, ma soprattutto la mia attenzione è catturata dai pois sul suo sedere. Sembrano vivi, respirano, si dilatano ad ogni movimento, vanno su e giù, hanno un potere ipnotico su di me. È talmente grande ora il suo di dietro da farmi comprendere l'enormità dell'universo. Ad un certo punto l'istruttrice ci ordina di sollevarci sui pedali e continuare a muoverci. È stato fantastico vedere Moby innalzarsi grandiosa e sovrastare tutte con la sua grande pinna, mentre i pois, finalmente liberati dalla trappola del costume, rotolavano fuori dalla vasca alla ricerca della libertà. Bene, quindi già si percepisce dalle letture un po' questo approccio che tu hai avuto, neanche già un po' parlato prima, no? Quindi che arrivavi, non volevi tanto avere a che fare con loro, e questo ha a che fare anche col sottotitolo, che a me piace sempre ricordare, perché Donne nell'acqua loro, però questo diario di questa donna che avrebbe voluto essere Grimilde, intanto chiariamo, per chi non lo sapesse, chi è Grimilde e come mai questo sottotitolo, cosa sta a significare.
Grimilde era la matrigna cattiva di Biancaneve e di solito si racconta ai bambini la storia di questa povera Biancaneve stupidotta che viene allontanata, che poi sta con i sette nani, che poi mangia la mela avvelenata, anche se gli avevano detto che non doveva assolutamente mangiarla, ma una sciocca assolutamente, per cui la mia simpatia va sicuramente a Grimilde. Ma Grimilde, anche se poi anche Grimilde è stata stupida perché ha sacrificato la propria bellezza pur di fare un dispetto a Biancaneve e farla fuori. Ma quello che di Grimilde io ho sempre invidiato è la cattiveria, cioè di essere cattivi, di essere perfidi. E anche lì ci vuole talento, naturalmente, nell'essere perfidi. Io ci ho provato moltissimo, ho provato proprio ad essere spietata, cattiva, perfida, anche perché le persone che hanno questo tipo di personalità così malvagia hanno poca sensibilità. E la sensibilità è un difetto molto spesso, perché la sensibilità ti porta a soffrire sicuramente molto di più di tanti altri. Per cui io per moltissimi anni della mia vita ho vissuto questa mia sensibilità in maniera, diciamo, di non accettazione. Era come avere sempre la pelle scottata, e quindi qualsiasi cosa mi fosse appoggiato sulla pelle scottata io sentivo dolore, e quindi avrei tanto voluto che invece questa pelle scottata fosse di cuoio, fosse spessa. Poi devo dire che con gli anni sono diventata più saggia, probabilmente quel fiore che è spuntato sulla pinna mi ha fatto capire che sì, io sono come tutte le persone sensibili, una che soffre sicuramente di più, però sono anche una che come tutte le persone sensibili riesce a vedere quello che gli altri, le grimiglie della situazione, non riescono a vedere, e quindi posso sicuramente soffrire di più ma anche gioire di più. Quindi ci ho provato ad essere Grimilde, non Biancaneve, cioè proprio assolutamente non ho l'intenzione di essere Biancaneve, né la Bella Addormentata, né tutte quelle stupidotte che di solito vengono raccontate nelle storie ai bambini, ma sicuramente ho abbandonato l'idea di essere Grimilde. Che io ho proprio una passione sfrenata in queste mie letture per quelle delle giornate di Diario in cui parli dei pomeriggi trascorsi con i tuoi fantastici nipotini, che ormai amo Gabriele, come mi sembra di conoscere, voi perché ho proprio conosciuti Gabriele, Agnese e Alice. E quindi da nonna ci racconta Florisa di questi pomeriggi a giocare con i suoi nipotini, e ci sono veramente degli spaccati molto divertenti, molto teneri, che soltanto quando si sta con i bambini, insomma, si possono vivere. E a questo proposito leggiamo proprio uno di questi brani, che tra i miei preferiti, mi assumo responsabilità della scelta e della lettura, con Alice, e di questo abbiamo anche qui un disegno. Ora che lo leggiamo sarà più chiaro. Stamane sono andata all'asilo di Alice. È stata organizzata una bella festa per inaugurare l'anno scolastico ed accogliere i nuovi iscritti alle varie sezioni. Tanti papà, con macchine fotografiche ad altissima precisione e con zoom telescopici professionali che nemmeno Helmut Newton avrebbe mai sognato di possedere. Ma si sa, i figli, i propri, sono piezze core. Del resto, una macchinetta qualsiasi non sarebbe riuscita ad immortalare un momento storico così importante, quale la coreografia della canzone La gallina coccolè. Le mamme avevano le stelle e il futuro negli occhi e le farfalle nel cuore. Le guardavo intenerita e rivedevo me tanti, tanti anni fa. La festa era interdetta a nonne e nonni, che all'occorrenza sono invece estremamente utili. Pantaloni capri, camicia sgargiante arancione, occhialoni scuri. Ho cercato di confondermi con le giovani mamme. Del resto ci sono anche quelle un po' più avanti con gli anni. All'improvviso i bambini sono comparsi in scena e Alice mi ha vista. L'ho salutata mandandole un bacio, sorridendo, e lei ha subito gridato
nonna, oggi nonni non dovevano venire, nipote in famona. Alice si fa adorare, come queste ce ne sono tante. E questa quindi è proprio lì che addita la nonna, che sgargiante cercava di camuffarsi con le giovani mamme. Allora, quindi insomma si parla, abbiamo visto della piscina, dei bambini, abbiamo detto il rapporto con il marito, insomma ci sono diverse vie che si aprono leggendo questo libro. È stato un vero e proprio percorso. Cosa ha rappresentato questo percorso per te? Della piscina, di questa scrittura durante il corso, cosa è stato per te? Sì, come ho detto prima, mi è servito moltissimo, mi è servito proprio come terapia, anche perché poi verso la fine io ho socializzato con molta, naturalmente, con molta discrezione, con le mutanti. Quello che io invidiavo loro, perché effettivamente devo dire lo invidiavo, era la loro complicità, il fatto che loro parlassero di ricette di cucina, di avvenimenti quotidiani e spiccioli, cosa mangi oggi, cosa prepari, io vado al mercato, tu che fai? E mi sembravano così belli questi discorsi, così semplici, così con questo sapore di casa, questo sapore che in quel momento io non riuscivo ad avere, a godere, perché ero presa da tante altre cose. E beh, forse per ritornare a parlare di ricette di cucina alla fine ho deciso di mollare tutto, per ritornare a una dimensione che non è una dimensione banale, ma è una dimensione reale, quella di vivere quotidianamente anche le piccole cose. Quindi diciamo che la piscina mi è servita come terapia. Le mutanti, a parte qualche ricetta di cucina che sicuramente proverò, perché insomma a furia di sentirle le ho imparate a memoria, mi hanno insegnato anche la bellezza della semplicità, ecco, che non è il caso di cercare chissà in quale posto e chissà dove, basta fermarsi un attimo e anche parlare con la vicina di casa, con il bottegaio, scambiare due parole, si ritrova quell'umanità che non è affatto da disdegnare, ma è assolutamente da apprezzare. Quindi devo dire che mi hanno insegnato inconsapevolmente, perché speriamo che loro non sappiano mai quello che io ho detto di loro, e inconsapevolmente mi hanno insegnato tanto. Bene, a proposito di questa dimensione, più a misura di donna, di nonna, leggiamo adesso, sempre tra i brani rivolti ai nipotini, uno però che ha un sapore diverso, poi da lì ci si è fatto sorridere, questo su Gabriele, il nostro piccolo principe, così come viene descritto da nonna Florisa, magari ci fa un po' emozionare. Ero lì che mi facevo svogliatamente domande esistenziali. Chi sono? Dove devo andare? Da dove arrivo? Succhiando come sempre il mio ditino e dondolandomi languidamente al mio cordone, compagno in questi mesi di tanti giochi, come l'altalena, il tiro alla fune e una lap dance fatta al suono di un ritmo costante e rassicurante che arrivava da non so dove. All'improvviso uno, due, tre scossoni violentissimi mi hanno fatto sobbalzare. Non era mai successo prima. Hanno continuato incessantemente, costringendomi ad una contromossa. Trovare un angolino riparato dove nascondermi, anche se da un po' di tempo la mia tana si era fatta irrimediabilmente stretta. In assetto da guerra ho studiato una strategia, rimanere il più possibile attaccato al cordone, ma un'altra insidia si stava profilando. La mia bella piscina andava pian piano svuotandosi. Non nascondo che la cosa cominciava a preoccuparmi, anche perché il suono dolce di una voce che mi aveva sempre fatto tanta compagnia lì al buio, dicendomi paroline dolci, era un po' cambiato. Anche le paroline erano meno frequenti. Sentivo piuttosto frasi come mai più, che dolore. C'era aria di sfratto coatto. Avvertivo una forza a spingermi fuori ed io ancora di più mi nascondevo, finché non sono stato attaccato all'arma bianca da un manipolo di figuri mascherati. Luce, rumore, acchiappato per le gambe, scosso, malmenato,
rovesciato come un calzino, tanta paura, dagli occhi mi escono due gocce di acqua, come quelle della mia piscina, le mie manine sono serrate a pugno, fatevi avanti se avete coraggio, cerco di gridare, ma la mia bocca è un buco nero da cui esce un grido strozzato, il mio piccolo mento trema. Poi mi mettono su una superficie calda, pulita, palpitante e odorosa di qualcosa che conosco già, che mi è familiare. Sento di nuovo quella voce dolce. Alzo a fatica la mia testolina per guardare chi è quella cosa e la vedo. Scompare la paura, scompare il timore. Mi accuccio nella piega del suo collo. Gabriele, amore, sei arrivato, angelo mio, dice lei, mentre qualcosa di azzurro, lui, mi fissa emozionato. Sì, sono arrivato, sono io, sono Gabriele, sono l'amore. Io mi emoziono sempre. E quindi questo è il piccolo principe che arriva dalla nonna. Se vi abbiamo emozionato, poi ci sono anche brani in cui, insomma, ci sono risvolti diversi. Il piccolo che sbraita, che ha fame, quindi anche su Gabriele si scrive tanto di divertente nei pomeriggi della nonna poverina che cerca di placarlo con anche lì con tutte le storie inventate, le canzoncine e ci inventiamo di tutto. E questo perché, come si dice nel libro, insomma, come prima è stato detto anche in qualche intervento, le donne sono un po' tutto questo, no? Quindi mamme, nonne, compagne, vengo a analizzare questo libro, un po' con tutte le loro questa storia, di questa vita, no? Perché sarei dovuta partire da qui con il fiore è l'essenza della vita, e poi proseguire col neonato, la prima infanzia. Io sono nata mancina e poi mi hanno costretto a essere destorsa. E in realtà sono rimasta mancina, evidentemente, perché ho disegnato come una mancina, addirittura da destra verso sinistra. Quindi ho fatto esattamente il contrario, perché in una lettura normale praticamente si parte dalla morte, cioè dalla fotografia della persona che è morta, dalla vecchiaia, alla maturità, alla giovinezza, all'adolescenza. Io ho fatto esattamente il contrario. Quando me ne sono accorta, avrei potuto anche modificare, invertire, però mi è piaciuto questo errore, questo lapsus che ho fatto. Mi è piaciuto perché avevo disegnato di getto ed è venuta fuori la mia vera essenza, quella proprio da di sinistra. Ma è proprio... dedicato appunto al giorno della festa della mamma. Come diceva il dottor Magistà, non è un libro femminista, è un libro di una donna che scrive di donne. Quindi la sua osservazione è stata proprio acuta, giustissima. Allora, noi madri siamo scatole cinesi, matriosche che sono contemporaneamente figlie e madri, mogli, sorelle, zie, nonne, e poi diventiamo ricordi. Siamo corridoi per vite che ci attraversano, latte e miele mescolati a dolori e gioie, orecchie per poesie di Natale recitate con parole incomprensibili a chiunque, ma non a noi, occhi per scarabocchi colorati che per noi, solo per noi, sono capolavori da conservare nel portafoglio. Contenitori che raccolgono tante immagini, tante prime volte, il primo vostro sorriso, la vostra prima parola, il vostro primo giorno d'asilo, quando vi abbiamo lasciato e siamo andati a piangere dopo avervi lasciato in lacrime, quando vi abbiamo accompagnato a scuola con il vostro grembiule blu, è ancora lì, nell'armadio, così piccolo, con il grande fiocco sempre storto. Quanto tempo è passato da allora? Di donne, quindi in questa accezione di mamme, e si parla infine, l'ultima lettura che facciamo, quella forse più intensa con cui vi vogliamo lasciare, rappresentata da questo disegno che viene scritto
scritta nel giorno contro la violenza sulle donne e quindi chiaramente molto sentita da donna, da Brisa, e per questo sia il disegno che il testo sono molto intensi. E, 80, come giustamente diceva prima, ci sta a pagina 80. E, prima di leggere, Fiorisa, come nasce questa esigenza di scrivere sulle tematiche del femminile? Allora, come diceva il vice sindaco, che ha rischiato grosso, no, lei ha rischiato grosso perché non lo sa perché, perché il suo nome c'è stato un errore di stampa, no, all'inizio, e invece di Gungolo è stato scritto Giungolo. Noi l'abbiamo corretto, ma io ho mandato un sms alla mia amica, editrice, ho detto, mi raccomando, non sbagliare vocale, dovesse venire fuori Gongolo, sarebbe stata proprio la fine. Ha rischiato. Allora, lei prima parlava del fatto che in effetti ci vuole coraggio, e io, la mia non è stata un'operazione di coraggio, ma di assoluta incoscienza e oltretutto di assoluta inconsapevolezza di quello che, a cui sarei andata incontro con la stampa di questo libro. Oggi un po' tutti parlano della violenza sulla donna, sul femminicidio. Molti ne parlano perché anche questo fa business oggi, forse se ne parla anche in una maniera eccessiva, forse se ne parla sempre fra noi donne e non serve parlare fra noi donne. Quello che serve, quello che servirebbe, sarebbe quello di educare le nuove generazioni, i bambini, i bambini maschi, ad avere rispetto per le donne e a indurre un discorso di parità nel rispetto non solo della vita umana, ma anche della condizione sociale delle donne. In realtà poi noi finiamo, noi donne, col parlarne sempre fra di noi. Non serve, perché quando io mi sono accorta, ci sono state dei meeting in cui l'argomento principale è stato appunto l'argomento della violenza che le donne subiscono, la presenza maschile era ridottissima, c'erano pochissimi uomini. Allora parlare fra noi non serve moltissimo. Se voi uomini volete veramente aiutare noi donne a non essere più oggetto di violenza sotto tutti i punti di vista, dovreste come padri, come zii, come cugini, come fratelli, educare i piccoli al rispetto per il genere femminile. Così bisogna fare, cioè partire, e la scuola, gli asili, insomma qui ci sono tanti insegnanti, è proprio da lì che si parte, non c'è bisogno a 30 anni, a 40 anni di fare un comizio contro la violenza sulla donna, perché chi lo ha già subita non può essere riscattata, quindi bisogna partire dalla base. Io ho scritto queste riflessioni, anche queste di getto, nel giorno dedicato a, diciamo, contro la sulle donne, sono violenze di vario tipo che le donne subiscono e ora leggendolo vi renderete conto di quello che ho detto. Infatti il dottor Magista ha detto che si è vergognato, mi dispiace insomma, perché sono piccole cose quotidiane che sembrano banali ma che invece sono fondamentali, sono proprio la base. La violenza ha molte facce per le donne. Mentre cammini ci sono uomini che tirano fuori la lingua, leccandosi le labbra, con allusioni lascive e ti sussurrano parole oscene. Se sei incinta, sei discriminata sul posto di lavoro, sei un danno che hai voluto e hai pure goduto, potevi farne a meno. Se hai dei bambini piccoli che necessitano della tua presenza, allora statti a casa senza togliere il lavoro ai padri maschi. Se non sei abbastanza avvenente, sarà più difficile superare un esame o un colloquio di lavoro. Se ti ammali, il frigo si svuota, il bucato si accumula, le camicie non si stirano da sole, la casa va a rotoli, il bagno si trasforma in un Vespasiano e la colpa è tua.
Se sei in macchina, gli uomini ti insultano e ti minacciano. Se hai un attimo di esitazione davanti a un pedone che attraversa la strada, devi investirlo, così impara. E poi si sa, le femmine non sanno guidare. Se parli di diritti, ti deridono e ti danno della femminista con l'accezione negativa di rompiscatole. Se ti commuovi, sei malagnosa. Se perdi la pazienza, sei un'isterica. Queste sono alcune delle piccole violenze quotidiane che noi donne viviamo spesso in silenzio, quasi che facciano parte geneticamente della nostra vita. La violenza, quella brutale ed assassina, altro non è che la conseguenza ultima di questi abusi. Noi non siamo vittime predestinate, ma figlie di una sottocultura fallocrate e maschilista. Bene, con questo penso che vi abbiamo dato una panoramica molto ampia e completa, quindi abbiamo scelto, come avete visto, delle letture rappresentative un po' di tutti gli stili di scrittura di cui parlavo, quindi da quelli più ironici che ci hanno fatto divertire a quelli che sono sicuramente più intensi e possono emozionare. E, che dire, Florisa, per chiudere, intanto non so se ci sono altre riflessioni a chiusura da parte dei presenti. Dopo che avete ascoltato un po'. Le chiedo il microfono solamente perché è come avevo previsto, il libro è sicuramente da quello che ci ha letto, è sicuramente ricco di spunti di riflessione incredibilmente, come dire, pesanti, nel senso che ci spingono ad approfondire ulteriori temi. Scritto con una grande capacità di rendere molto leggeri, molto vivaci, molto simpatici questi temi, però se li si legge con attenzione, anche invece abbiamo quest'ultimo brano che adesso abbiamo letto, invece è un tema molto diretto, è un tema lo affronta di petto, al contrario delle altre letture che ha fatto prima, dove lo si legge fra le righe l'argomento che in realtà si vuole evidenziare. Quest'ultimo tema invece è scritto e affrontato molto, molto di getto e bene ha fatto, perché giusto restando su quest'ultimo particolare e condividendo in pieno quello che ha detto e che nasce sicuramente anche dall'esperienza che lei ha avuto come docente, è fondamentale, una volta che abbiamo capito quelle che sono le cose che nella società non vanno, in questo caso la violenza sulle donne, non solo la violenza quella fisica, ma anche la violenza verbale, la violenza nei modi, la violenza nei comportamenti, che forse è quella che fa più male, perché sono frasi che sentiamo quotidianamente, è inutile nasconderci. Pensiamo di aver superato questi momenti, in realtà ogni volta che vediamo una manovra spericolata o qualcuno che va piano, la prima cosa che pensiamo è che sarà una donna. Lo facciamo anche noi, ha ragione Ciccio, me ne vergogno anch'io, però lo pensiamo tutti e sono comportamenti che purtroppo ancora teniamo. Ebbene, come risolverle queste cose? E qui condivido in pieno e voglio rafforzare, le risolviamo solo ed esclusivamente se agiamo in modo potente sui bambini, su quelli che sono il futuro delle nostre città, sono il futuro del nostro paese. È difficile che la società la si riesca a cambiare tutte insieme una volta. È un lavoro difficile, è un lavoro che deve essere fatto sui più piccoli e deve essere fatto da due istituzioni ben precise che lei ha citato, professoressa, la famiglia e la scuola. La famiglia e la scuola devono ritornare a recuperare quella funzione educatrice che una volta avevano, ma tanto tempo fa, dopodiché purtroppo abbiamo avuto la capacità di perderla. Ora dobbiamo, come dire, cercare di ritrovare un po' questo. Chiedo scusa se ho approfittato, però mi è piaciuto tantissimo quello che lei ha detto e volevo rafforzarlo, perché ci credo tantissimo e qui dobbiamo lavorarci un po' tutti quanti, i politici, i singoli, un po' tutti, è inutile, qui ci dobbiamo dare una mano tutti, sapendo però esattamente su cosa dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare sui più piccoli, gli errori della società ormai li conosciamo, no? Abbiamo parlato, abbiamo fatto convegni, abbiamo fatto di tutto, ora è inutile continuare a parlarne, è importante lavorare lì sulle nuove generazioni.
c'è nient'altro da fare per cercare di stimolare un cambio culturale che deve essere profondo. Professoressa, complimenti, sono ancora più contento di prima di aver partecipato a questo incontro, a questa presentazione di questo libro, e non vedo l'ora di leggerlo tutto, magari tutto d'un fiato come ha fatto Ciccio. Delle mamme, io sono diventata mamma da pochissimo, quindi veramente ci sono stati dei brani che mi hanno colpito molto, quindi penso insomma che tutte le donne qui presenti in sala si sono riconosciute un attimino in alcuni brani che abbiamo letto, e quindi mentre insomma leggevamo dicevo sarebbe bello poterlo portare in una piscina, no? Dove ci sono dello spogliatoio, mi piacerebbe fare veramente un incontro in uno spogliatoio, perché secondo me moltissimi di loro poi si riconosceranno nel personaggio, sarebbe veramente una bella esperienza poter insomma presentarlo in un centro che... no, quella sarebbe preferibile di no, però pensateci, perché ma sarebbe molto interessante poterlo portare in un centro sportivo, insomma, dove si fa un po' a gym quotidianamente, e vorrei proprio partecipare, perché chissà cosa verrà fuori poi da tutte le mutanti che ovviamente partecipano ai corsi, perché potrebbe anche esserci un secondo volume, no? Sì. Perché no? Potrebbe anche avere un seguito il libro, quindi è molto interessante. Abbiamo spaccato veramente di vita quotidiana, partendo dalla piscina, in questo caso c'è la piscina, ci potrebbe essere il parrucchiere, ci potrebbe essere il mercato della settimana. Quindi ci sono... altro che il libro. Anche il parrucchiere non sarebbe male, cioè vuol dire che... positivi di prospettiva. È vero, il cambiamento deve essere culturale per quanto riguarda la questione della violenza sulle donne, però io non posso dimenticare il mio ruolo qui di politico, e credo che la politica ha un compito importante, che non è solo quello di educare le fasce più piccole, le generazioni più giovani, che è un fatto fondamentale, perché è una questione atavica, noi ci portiamo dentro questa subalternità a volte se la portano dentro per prima le donne, non riescono a venire fuori da questa sorta di stereotipo di persone che deve fare ed è vivere in un certo modo. Però essendo estremamente pratici, io sento ormai da 20-25 anni i governi che si alternano in Italia di donne estrazione politica, che dicono che vogliono salvare la famiglia. A mio parere c'è solo un modo per salvare la famiglia e per salvare le donne, soprattutto quelle donne che non hanno risorse economiche, che poi se andiamo a vedere le donne che maggiormente vengono oppresse da violenze all'interno dei nuclei domestici, per esempio, sono quelle donne che non hanno proprio reddito, un reddito proprio per rendere autonome. Allora tutto quello che si dice intorno a questa questione, se non si va al nocciolo della questione, lei parlava prima di quanto è bella la quotidianità, di quanto è bella, di quanto lei avvertiva in maniera bella, bellissima, poter parlare di ricette, di supermercato, di parrucchiere. Io sono sicuro che ci sono tantissime donne che vorrebbero vivere la quotidianità, ma oggi non possono, perché devono mandare avanti la baracca e sono costrette a lavorare. Questo ragionamento dell'emancipazione della donna ha ingannato per prima la donna, perché si è scambiata l'emancipazione con il lavoro. Essere emancipati non vuol dire lavorare, essere emancipati vuol dire essere affrancati da una dipendenza. Allora, fino a quando non decideremo, per esempio in Italia, di dare il reddito alle casalinghe, che fanno un lavoro eccezionale, strabiliante dal punto di vista della fatica, perché quando noi uomini torniamo a casa
e troviamo, beh, diceva, quando mi ammalo il frigo è vuoto, quando mi ammalo la lavatrice è piena di roba. È verissimo, verissimo, perché noi abbiamo la nostra colpa, siamo convinti che la lavatrice la mette la donna, quella parte della sua. Però è anche vero che se ammettiamo che questo è un lavoro, ed è un lavoro meritorio e faticoso, in Italia, se vogliamo contribuire in piccola parte a far sì che le donne si affranchino dalla dipendenza dall'uomo, noi dobbiamo riconoscere a chi svolge lavori domestici, per esempio, solo quello, lo fa per scelta, perché ci sono tante donne che sceglierebbero tranquillamente stare a casa con i figli, ma non possono. Noi dobbiamo riconoscere un sostegno economico per poter poi non farle sentire ancora di più vittime, perché vanno a chiedere la paghetta al marito per andare a fare le proprie cose. Allora io penso che fuori dagli stereotipi, fuori dalla demagogia, ci vogliono degli interventi reali e concreti per dare alle donne un po' più di indipendenza. Poi lo farete anche un po', siete bravi a farlo, a far valere i propri diritti, lo farete meglio, essendo più autonome. Diciamo, il vergognarsi è un fatto positivo, non è un fatto negativo, perché guai se non ci vergognassimo delle cose sbagliate. Va bene, grazie. Dicendomi intanto soddisfatta e contenta delle riflessioni che questo libro ha sempre a ogni presentazione, a ogni incontro, il privilegio di stimolare, quindi sono veramente sempre molto contenta quando ci abbiamo alla chiusura. E ringrazio ancora il vice sindaco Gungolo, mi raccomando, l'assessore Lippolis e il consigliere Magistrà. Se vi abbiamo emozionato, coinvolto, incuriosito, oggi anziché a 12 euro il libro lo stiamo vendendo a 10 euro, quindi sono a disposizione delle copie per voi. Grazie e buona serata.